Possibile, papà, che ti faccio così schifo? Ma perché non riesci ad accettarmi realmente per quello che sono? Me lo dici? Senti, la nostra è una famiglia mista, vezzeggiata da tutti, osannata da tutti e sempre sui giornali. E io non posso permettere a quella gente di etichettare il mio figlio come... Non riesco nemmeno a pronunciarla quella parola. La gente, è sempre la gente. Tu hai paura sempre di qualche scandalo in vista. Ma sai una cosa, papà? Io sono felice di essere quello che sono. Meglio gay che un vecchio ottuso come te. Senti, io ti impedirò di trascinare la nostra famiglia in uno scandalo, capito? Tu quello lì non lo vedi più, hai capito? Non lo vedrai. Ma quando lo capirai che tu non comandi proprio nulla, io e Livio ci amiamo. Che ti piaccia oppure no, mettitelo bene in testa e farò di tutto per difendere la nostra storia d'amore. Amore. ma se non sai nemmeno che significa questa parola, amo. Ma lo sai che mi fai sorridere? Proprio tu vorresti parlare di amore, che non ti sei saputo tenere nemmeno la mamma accanto. Guarda che quella è stata la sua decisione presa anni fa. Io non l'ho costretto a fare nulla, capito? Eh no, caro papà, la verità ne è un'altra. È che la mamma si era stancata di te. Ed è quello che succederà a tutti noi in questa casa. Se tu non la smetterai una volta e per tutte di comandare sulle nostre vite. Hai capito, papà? Lasciaci in pace. E soprattutto, lasciaci vivere. Lo hai rivisto, vero? Ma di che parli? Di quella checca isterica di Stefano Romano. Tu stai completamente perdendo la ragione. Ma che fai? Mi spii, mi segui, mi controlli. Che hai in quella testa malata? Lo vuoi capire che io sono tua sorella? L'unico membro della tua famiglia che ti è rimasto. Come per me. Tu sei la mia unica ragione di vita. A volte penso, qual è stato il mio peccato per meritarmi una sorella come te? Però, se non mi ami abbastanza per andare a vivere insieme, basta che lo dici. Fammici pensare solo. Convivere è un passo importante. Implica la responsabilità di molte persone. Tua sorella? Sì, mia sorella. Proprio lei. Ma non può essere gelosa di me. Due coglioni, che palle. È possibile che questa non ha una vita sua e non scopa? Non essere volgare. È sempre di mia sorella che stiamo parlando. Scusami, amore. Solo che io voglio la nostra intimità e voglio che la nostra storia d'amore si concretizzi andando a vivere sotto lo stesso tetto. E che pensi? Che io non lo voglia? Ma lo sai com'è Elena? Ossessiva, morbosa, troppo legata a me. Lo sai, dopo la morte dei nostri genitori, lei mi ha cresciuto come se fosse una seconda madre. Ho capito, ma non può decidere lei della tua vita, non puoi mischiarsi sempre nei fatti tuoi. Vedremo come andrà a finire. In ogni caso, sono contento di averti ritrovato. Ti amo e non ti lascerò più andare. Sì.
saputo che sei tornato con Livio. Sono contento che per te le cose si stiano mettendo bene. Speriamo che questa volta duri. Lo spero per te. Sei una bellissima persona e ti meriti tutta la felicità di questo mondo. Ehi Giulio, dove vai? Esco con Fiorenza. Ci vediamo ragazzi. Ciao, non correre. Ok, ciao. Dicevamo? Ah, una curiosità. Come va con Elisa? Tutto bene. È la donna della mia vita. Bravo, sono contento anche io per te. Fregatene di papà e dei conflitti delle nostre famiglie. Amatevi e siate felici. Ah, eccoti. Finalmente. Scusa, ma non ero sicura. Sicura? Di cosa? Di questa situazione. Mi sento un po' in imbarazzo. Ma dai, Carmela, siediti, dai. Dimmi, che c'è? La mia vita è difficile. E non so se venendo qui ho fatto la cosa giusta. Ma di cosa stai parlando? Che la mia vita è uno schifo. Ah, capisco. Carmela, siamo noi a costruirci la nostra vita. Siamo noi a decidere la vita che vogliamo. Hai ragione. Ma sono confusa. Non mi importa. Tu mi piaci da morire. E io ottengo sempre quello che voglio. Non posso. Per favore, giù. Aspetta. So che lo vuoi anche tu, Carmela. Non perdere questa occasione per essere felice. Lasciami! State zitta! Che vuoi? Mi sono concessa di Martina. Ho fatto l'amore con lui. È questo? Dimmi chi è? Mi ha ricerito chi è? È un uomo vero, non come te che sei impotente. Ed impotente? O te faccio resi se impotente. Giampaolo è mio figlio e per lui voglio il meglio che ci sia sulla piazza. Brigida De Santis è un ottimo partito. Non vedo poi perché dovrebbe scegliere quella là. Perché ognuno ha i suoi gusti e per fortuna siamo in un paese libero, grazie a Dio. Allora ascoltami bene. Tu mi devi togliere Giampaolo dalle grinfie di quella puttana. Io non ho nessuna influenza su tuo figlio. Però potresti avere influenza su quella tricetta. Sei o non sei la prima donna di questa città? E allora muoviti! Datti da fare! Pronto? Pronto? Ma chi è che rompe a quest'ora? Non ho resistito da sentire la tua voce così sensuale. Vorrei essere tanto lì per farti divertire come dico io. Ma chi è che parla? Ti va un po' di compagnia. Brutto maniaco, ma vaffanculo.